Finanza e governance degli enti locali, il libro di Salvatore Galliero, dottore commercialista e consigliere al Comune di Napoli per 15 anni, è stato presentato questa mattina nel nuovo studio di Metro Napoli Web TV, la TV online della rete civica metropolitana della provincia di Napoli. Lo Stato centrale, un poco per, come dire, insomma, per dare seguito a qualche promessa elettorale, un poco per altri motivi, tende a tagliare sempre di più i trasferimenti agli enti locali. Ecco, lei con questo libro vuole comunque dare una mano a questi enti locali affinché possano, con le risorse proprie, riuscire a garantire servizi ai cittadini a livello adeguato? Sicuramente sì. Se noi andiamo a razionalizzare la spesa e andiamo a creare, per esempio, una riqualificazione urbana che porta più turismo, sicuramente dà più gettito tributario per quanto riguarda tasse di soggiorno, quando riguarda lo sviluppo, per le ricadute che dà l'indotto alle imprese. Quindi vi è un benessere generalizzato che inverosimilmente non viene capito con, diciamo, l'assenteismo di una politica di sviluppo da parte degli enti locali. Occorrerebbe che gli enti locali diventassero veri attori dello sviluppo. Quali sono due, tre elementi che gli enti locali possono utilizzare per tirarsi fuori da queste secche nelle quali lo Stato centrale comunque li sta mettendo? Vabbè, innanzitutto quelle che stanno in uno stato comatoso, non ci sono ricette risolutive, sicche semplicità dalla sera alla mattina, occorrerebbe una gradualità e una serie di cose che veramente non basterebbero pagine in questo momento per poter dare suggerimenti. Ma diciamo, facciamo la politica dei piccoli passi, cioè diciamo due o tre punti che, per esempio, la riscossione. La riscossione è molto lenta negli enti, per cui occorre dare una celerità. Vuoi perché praticamente non vi è un rapporto umano tra cittadino contribuente e fiscalità locale, e poi anche perché noi praticamente non abbiamo la coscienza civica di pagare le tasse. Quindi occorrerebbe che l'ente si facesse carico anche praticamente di plasmare, diciamo, il concetto del dovere praticamente di contribuire in base alle loro alle possibilità per poter, diciamo, come dire, sollevare la collettività di alcuni servizi pubblici. Quindi nel momento in cui facciamo in modo che i cittadini paghino le tasse, l'ente locale poi come potrebbe spendere questi soldi nella maniera più utile e più efficiente possibile? Sicuramente. Come potrebbe farlo? Insomma, quali sono gli strumenti che dovrebbe mettere in campo, che oggi non ci sono? Innanzitutto fare una riforma della macchina. Ogni ente è obsoleto per quanto riguarda le esigenze. Oggi un ente pubblico deve essere alla stregua delle democrazie occidentali più evolute. In Germania, negli Stati Uniti investono molto, diciamo, nel pubblico, per cui il pubblico e il privato competono a pari livello. Noi oggi non siamo competitivi con il privato, per cui faccio un piccolo esempio: la sanità. Possiamo competere sanità pubblica e sanità privata? Non possiamo, perché un'operazione ce la fanno tra 3 mesi, invece se ce la facciamo in 3 mesi erogando, l'abbiamo in 2 giorni. Per cui, mentre invece nelle altre realtà e nelle democrazie occidentali più evolute, come le citavo, investono nel pubblico e il pubblico e il privato competono a pari livello. Quindi se un pubblico compete con il privato ha più ricchezza e più entrate e può meglio erogare servizi di qualità alla cittadinanza. Non so se questo tipo di teorema praticamente può essere sufficiente per spiegare ai cittadini e diciamo ai nostri telespettatori qual è il concetto su cui imprendere la discussione. Ok. Presidente Rispoli, che vive, diciamo, la realtà dell'ente locale quotidianamente, qual è innanzitutto lo stato del bilancio della provincia? Qual è lo stato di salute del bilancio della provincia? Che cosa si potrebbe fare? Che cosa da questo libro possiamo tirare fuori affinché, diciamo, il bilancio sia ancora più efficiente, insomma, ancora più rispondente alle esigenze dei cittadini? Ma diciamo che la provincia di Napoli, dal punto di vista economico, gode di una buona salute, nel senso che abbiamo più di 150 milioni di euro contanti in cassa, abbiamo praticamente crediti
che vantiamo nei confronti dello Stato per circa 600 milioni di euro e abbiamo diciamo, azzerato completamente tutti quelli che sono i debiti, compresi anche quelli con la Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo praticamente pagato tutti i fornitori della provincia di Napoli fino a dicembre del 2012, approfittando del decreto legge salva imprese. Ciò nonostante diciamo, il limite della capacità di azione di governo da parte della provincia dal punto di vista economico viene imposto poi dal patto di stabilità, perché ovviamente il patto di stabilità pone dei limiti anche sulla spesa, per cui oggi noi abbiamo un elenco di circa 650 milioni di opere già finanziate, ma che non possono essere cantierizzate proprio per i limiti del patto di stabilità. Questo si riallaccia a quello che la provincia dovrebbe fare, che un poco era anche nelle parole di Salvatore Gaviero, che approfitto per ringraziare di aver accettato anche a nome della redazione l'invito per presentare qui da noi il suo libro. Perché in realtà, diciamo, anche per eludere quelli che sono i limiti posti dal patto di stabilità, soprattutto per finanziare le spese di investimento, è necessario che le amministrazioni abbiano la capacità e quindi anche le professionalità e le competenze necessarie per poter aumentare da un lato la loro capacità impositiva e dall'altro lato di poter aumentare le entrate. Penso per esempio a quello che praticamente potrebbe svilupparsi nell'ambito anche delle attività della Polizia Provinciale con un maggiore controllo di tutta quella che è la rete viaria provinciale, che sarebbe, diciamo, avrebbe, diciamo, due effetti. Da un lato quello di garantire una maggiore sicurezza sulle strade provinciali e dall'altro lato anche attraverso, diciamo, una capacità di sanzionatoria nei confronti degli automobilisti di aumentare quelle che sono le entrate che sostanzialmente possono essere reinvestite anche non considerando i limiti del patto di stabilità. Quindi è evidente che quello che dal titolo della riforma del titolo quinto della Costituzione in poi è accaduto, impone agli enti locali di attrezzarsi di maniera tale da poter diventare sempre più autonomi. Garantire servizi ai cittadini oggi diciamo, è l'attività finale di un percorso organizzativo e riorganizzativo, anche questo giustamente veniva evidenziato da Galliero prima, da parte degli enti locali che in qualche modo possono avere la possibilità di avere risorse proprie da poter reinvestire appunto in termini di servizi. Quindi ecco i servizi. Facciamo un esempio di un servizio in particolare, proprio per far capire a chi ci ascolta in che modo si potrebbe intervenire per migliorare il servizio per tagliare i costi. Nella presentazione del Consiglio che monitora quotidianamente l'attività della provincia, Salvatore Gaviero invece ha svolto per 15 anni la funzione di consigliere comunale. Un elemento comune è per esempio il trasporto pubblico, visto che nel libro si parla anche della CTP, che è la compagnia di trasporti pubblici che oggi è di proprietà della provincia, prima era di proprietà diciamo, al 50% del comune della provincia. Situazione del trasporto pubblico che oggi è drammatica, i cui effetti diciamo, si riverberano continuamente sulla pelle dei pendolari, insomma, dei cittadini, di tutti quelli che intendono muoversi utilizzando questo tipo di trasporto all'interno della città di Napoli e della provincia. Ritardi, costi fuori da ogni previsione, effettivamente la situazione è molto, molto difficile. Ecco, come si potrebbe diciamo, risolvere in qualche modo diciamo, il problema del trasporto pubblico qua nella città di Napoli, nella provincia di Napoli. Allora io lei ha fatto una domanda molto puntuale, perché io parlo della riorganizzazione delle aziende partecipate e tra queste parlo proprio delle aziende che svolgono per attività per oggetto sociale il trasporto. Penso che siano già per mettere in campo un'azienda per la mobilità regionale, per la mobilità cittadina e quindi una holding che tenga conto del trasporto su ferro, su gomma, però il senso della riduzione dei costi per avere diciamo, un'efficientizzazione anche dei vari servizi pubblici che devono garantire gli enti locali è quello, innanzitutto io non
Non mi meraviglierei se al di là della partecipazione con il capitale di maggioranza pubblico o privato, mantenendo pur sempre una funzione pubblica di controllo, di smettere per esempio il 49% ai privati e mantenere un controllo pubblico, o viceversa, di smettere ma relegare con voti assembleari, per esempio, vincolarli alla funzione pubblica di controllo, dismettendo anche di più per rendere più efficiente, diciamo, Quindi il lezzo è privato. potrebbe, non necessariamente può essere il privato. Se io sono uno di quelli che dico che pubblico e privato possono essere competitori, se il pubblico investe praticamente può garantire bene, ma se il pubblico non investe per i motivi che diceva lo stesso Presidente sulla questione dei parametri del patto di stabilità, per cui non riesce a investire, è normale che poi voi non voi siamo superati dal privato e quindi devi fare i conti con il privato per l'impraticabilità del pubblico, ma non per diciamo, come dire, per le necessarie imposizioni che hanno messo praticamente a Maastricht, che però hanno portato delle esagerazioni anche che riflettono la vita degli enti locali. Comunque, la questione, quando parlo di mettere in campo, ridurre drasticamente le aziende partecipate nel libro, penso praticamente che accorparle per affinità di oggetto sociale, ma addirittura potremmo avere due soggetti, due holding, una che praticamente si interessi della patrimonializzazione delle aziende e l'altra invece che faccia gestione. Quindi mi scusi, allora, quindi lei dice innanzitutto, per esempio, il servizio dei trasporti, Allora, lui deve mettere insieme tutte queste società che oggi si occupano di questo tipo di settore. sicuramente sì, però se noi alla base, ecco, per essere anche un po' più praticamente compreso dai telespettatori, perché spesso con un linguaggio tecnico esagerato non riusciamo a far comprendere delle Certo. cose che cerco un attimo di trovare anche, come dire, una forma che possa praticamente far comprendere, diciamo, materie anche ostiche, diciamo, ecco. Quindi se noi alla base della gestione degli enti riducessimo le aziende partecipate in due holding, dove una si interesserebbe della patrimonializzazione e l'altra invece della gestione, quindi Che cosa significa quella di patrimonializzazione? incrementare sempre più il patrimonio aziendale con le politiche che deve decidere l'ente, quindi la proprietà assoluta dell'ente, mentre invece la gestione è l'effetto della redditività che riusciranno a dare queste aziende praticamente partecipate, riunite in un'altra holding che fa gestione e che abbia la possibilità di fare gestione con un'oculata razionalizzazione delle politiche tariffarie. Ad esempio, io faccio l'esempio del comune di Napoli. È normale che per il trasporto userò delle tariffe politiche per renderlo più accessibile e per quanto riguarda l'igiene praticamente non terapeutica alle persone, come le terme di Agnano, userò un prezzo privato. Cioè, tenere una distinzione ben precisa, fare ricchezza anche con questo tipo di distinzione tariffaria. Quindi mettere in campo un'azienda che faccia gestione e tenere presente, e non per esempio come è avvenuto in passato, alcune ipotesi che rispetto alla gestione delle terme si voleva diciamo, distaccare la gestione e la proprietà dell'albergo e tenere, cioè, privatizzare, come dire, i profitti e socializzare le perdite, mettere un tutt'uno e rilanciare l'ente di riapprovarsi con politiche idonee, quelle che sono le possibilità di ricchezza vera, perché poi sfruttare questo tipo di ricchezza con prezzi adeguati e non politici potrebbe rappresentare un'ulteriore ricchezza vera. Presidente, si è d'accordo con questa Sì, idea? diciamo che questa idea va bene, ma soprattutto legata ad alcuni settori, come può essere certamente quello del trasporto pubblico locale.
che naturalmente vive un momento di crisi, soprattutto legato anche qui a tagli drastici che ci sono stati negli anni nei trasferimenti, perché è evidente che un servizio come quello del trasporto pubblico locale dovrà comunque sempre avere, proprio per la necessità di dover garantire l'accesso al servizio a tutti, una componente di sostegno da parte del pubblico. Quindi, diciamo, per il trasporto pubblico di livello locale è difficile immaginare che un'azienda pubblica possa arrivare al pareggio di bilancio, insomma. Per gli altri settori, naturalmente, le società partecipate bisogna che si apra una riflessione seria, perché nella maggior parte dei casi, penso al Comune di Napoli, ma anche alla stessa provincia di Napoli, sono nati negli anni vari soggetti partecipati che avevano soprattutto la funzione, il compito, la necessità di stabilizzare una serie di lavoratori del cosiddetto bacino dei lavoratori socialmente utili. Legato a questo c'era da parte delle varie amministrazioni la possibilità di poter trovare anche un utile attraverso l'esternalizzazione a queste società di alcuni servizi. Poi nel corso del tempo le norme e il legislatore si sono sempre più invece piegati ad una logica di mercato, per cui da un lato si dice che tutte quelle che sono le società che svolgono attività che non sono necessariamente legate a quella che è l'azione, La il mission, core business, la esatto. mission dell'ente, devono essere cedute. Dall'altro lato poi si dice che anche alle società in-house non si possono affidare commesse che abbiano diciamo, un importo maggiore di 200.000 euro. Poi prima c'era la possibilità che praticamente tutte quelle che erano le spese derivanti da queste attività comunque non incidevano, non impattavano, se non per il costo del servizio, sul bilancio della provincia e sulla vita dell'ente. Oggi invece, per esempio, il costo del personale delle società partecipate si va ad assommare a quello del personale degli enti e delle amministrazioni, per cui diciamo il caso proprio di scuola ormai, un caso è quello del Comune di Napoli, che supera la soglia del 50% di spese del personale, ma perché ovviamente al personale che lavora all'interno del Comune di Napoli si vanno ad assommare i costi di tutti quelli che sono i dipendenti delle varie società partecipate. Per cui a questo punto io credo, e questo diciamo anche attraverso qualche amico che siede nei due rami del Parlamento, stiamo cercando di mettere insieme un emendamento specifico su questo, perché noi riteniamo che, fatto salvo alcuni settori, come può essere appunto quello del trasporto pubblico locale, è molto più conveniente per le amministrazioni internalizzare servizi e dipendenti, perché basterebbe pensare che quando anche tu ad una società partecipata affidi commesse per importi che vadano a coprire esclusivamente quello del costo del lavoro, tu quel costo del lavoro non paghi solo gli stipendi ai lavoratori, ma ci vai a pagare anche il 21% di IVA. Quindi diciamo, per pagare quei lavoratori gli paghi lo stipendio e il 21% di IVA, senza contare che poi negli anni diciamo, addirittura si sono create per effetto dei contratti anche diciamo, diversi fra quello che è il contratto degli enti locali e quello che sono i vari contratti che vengono utilizzati in queste società, diciamo, delle disparità di trattamento, per cui noi abbiamo anche diciamo, l'effetto che poi hai seduti magari ad una stessa scrivania, un lavoratore di una società partecipata e un lavoratore della tua amministrazione con trattamenti economici completamente Se diversi. magari superiori quelle delle Esattamente. patronali, in alcuni casi ci sono rapporti. Proprio in riferimento a quello che diceva Luigi, alcune scelte passate che competivano allo Stato, quello della stabilizzazione del precariato come gli RSU, sono state fatte praticamente invece scelte improprie da parte degli enti locali su questo, che noi avremmo avuto praticamente questa sacca praticamente, sulle risorse dello Stato. E invece, avendolo fatto noi per tutta una serie di questioni, non abbiamo risolto il problema dell'occupazione, perché se prima la provincia, il comune, aveva delle imprese di pulizie e esternalizzava i servizi, ha
ha dovuto cacciare tutte queste imprese per stabilizzare i lavoratori socialmente utili, e queste imprese hanno licenziato i loro dipendenti. Quindi noi non abbiamo risolto il problema dell'occupazione, abbiamo creato un effetto spiazzamento, quello che si può dire in circo. In realtà queste erano politiche che competevano allo Stato e poi gli enti avrebbero potuto gestire con le risorse dello Stato. Cioè, non è una risorsa propria. Seconda cosa, ed è fondatissima quello che dice, praticamente il doppio costo, perché gli enti, e qua è una chicca proprio che me la voglio spendere per il benessere della comunità, perché non faccio parte praticamente, quindi, veramente per il benessere comune e per le istituzioni. Perché gli enti non mettono in campo il bilancio consolidato che danno la possibilità di compensare le imposte? Se ci sono delle società che devono pagare milioni di IRPEF diciamo, per i lavoratori dipendenti e hanno dei crediti o vantano dei crediti diciamo, per l'INPS, con il bilancio consolidato hanno la possibilità di compensare. Compensare Quindi, così e dire. questo è un altro limite che le pubbliche amministrazioni non ancora vanno alla stregua di questo strumento che ormai è più opportuno che mai. Quindi proprio per le cose che diceva lui, dottore, quindi insomma nel suo libro Quale ricetta per tenere su questi enti locali, possiamo dire che insomma chi lo legge la troverà. Sì, Va. sicuramente sì, sicuramente. Ringraziamo il dottore Salvatore Garnaccio, Presidente del Consiglio Luigi Rispoli e alla prossima.